Nazionale veramente parte secondo anno. Ci sono dei comici che valgono? C'è un parterre di gente che ha qualcosa da dire? Se non fosse così, non te lo dico. Ti dico, no, fanno tutti cagare, non te lo direi mai. Ci sono molti validi. Poi sai cos'è? Che ti accorgi mano a mano. Cioè, il fatto che abbia questa formula, la competizione, ti permette di avere qualche dubbio magari la prima volta che lo vedi, poi rivedendolo, mettendo a posto, e anche grazie ai suggerimenti. Questa è una cosa che non abbiamo detto prima, ma alcuni noi li abbiamo fatti passare dandogli dei consigli, e mi sono accorto che hanno tenuto conto di questi consigli e ci sono stati anche dei miglioramenti. Quindi voglio dire, è veramente in corso d'opera, una fucina. È un po' come MasterChef che imparano. Beh, sì, forse un po' come MasterChef, esatto, perché se non c'hai talento per niente, si capisce, e sai, fa ridere, o sei capace o non sei capace, non c'è modo di imparare, non c'è la scuola del senso dell'umorismo, o ce l'hai o non ce l'hai. Però poi dopo puoi raffinarlo, puoi aver preso una piega sbagliata, citando delle cose che non funzionavano, gli argomenti potevano non essere adatti. E sulla base di consigli c'è anche un miglioramento. Io credo che ci siano delle persone in gamma anche in questo giro. Selvaggia è la più cattiva? No, dicono che è cattiva, a me mi pare buona più che cattiva, quindi non la trovo cattiva per niente. C'è quel problema lì che, avendo questo tablet davanti al bancone, lei ogni tanto si appoggia e, essendo molto una ragazza di cuore, essendo molto dotata di cuore, che prende le cose di petto, lo schiaccia involontariamente e qualche volta rischia di eliminare qualcuno, ma solo per un fatto di fisico. Di fisico. Grazie mille, in bocca al lupo. Grazie a te.